la gente capisca di più che il corpo di Cristo come chiesa vive anche dove Cristo c'era, che capiscono che arabi cristiani ci sono e vivono una testimonianza di 2000 anni lì nella terra dove Cristo ha fatto la salvezza del mondo, e che spesso è proprio un'esperienza dimenticata. Cioè, io spero proprio che diventi più reale per quelli che arrivano e ascoltano stasera. Il documentario che vedremo stasera è nato proprio perché i responsabili della Fraternità San Carlo hanno detto comunque le nostre storie sono importanti, sono belle. Cioè, abbiamo la responsabilità di far la gente vedere, capire, sentire che Cristo sta operando, e che ultimamente il muro di cui il titolo parla ovviamente prende spunto di il famoso muro che ha costruito l'Israele dentro il territorio palestinese per separare i due popoli, per creare massima separazione fra i due popoli. Però parla anche, e come anche lo stesso filmato parla, che le mura lì sono tantissimi e non solo quello.